grazie a tutti, grazie e buona race. Una giornata importante per la prevenzione e anche per la sanità. Questo è un grande evento di speranza a cui tutta Roma, ma a questo punto direi tutta Italia, apprezza ed ama. La prevenzione non può essere un privilegio di pochi, lo sport è uno dei più grandi motori d'aggregazione ma anche di diffusione di pratiche sane. Abbiamo collaborato già dallo scorso anno per fare in modo che questo villaggio del Circo Massimo fosse un villaggio sempre più ricco. Ci sono oltre 20 federazioni sportive, abbiamo collaborato in questa spinta di aggregazione che faranno provare a migliaia di bimbi e bimbe già dai primi anni la pratica sportiva, ma è la possibilità attraverso un momento più sereno, più leggero, di ricordarci che bisogna prendersi nella giornata, nella vita, un momento per se stessi e fare prevenzione. Tutto questo in un percorso, un grande evento sportivo unico al mondo, e quest'anno c'è una grande novità che è la gara competitiva degli 8 km. Quindi oltre la camminata, la passeggiata non competitiva, la Race for the Cure si mette sul petto un altro titolo importante e quindi aggrega anche quegli sportivi delle corse su strada che lo fanno in maniera un po' più professionista, diciamo, seppur è una distanza corta, in un percorso appunto che è unico nel mondo, e quindi abbiamo voluto sostenere questa idea. Roma è sempre più epicentro di grandi eventi sportivi, aspetto un maggio in cui è probabilmente capitale dello sport, nazionale e internazionale. Direi con un pizzico d'orgoglio, non soltanto un maggio, sarà un anno dei record, sicuramente a maggio tra internazionali tennis raddoppiati, e Piazza di Siena, l'arrivo del Giro d'Italia che sarà qui anche per qualche anno, ma anche giugno-luglio, abbiamo per esempio un luglio del tutto diverso dai lugli di qualche anno fa da bassa stagione, la Formula E a luglio, i concerti dei Guns N' Roses, Mengoni, Maneschi, Mascherossi, insomma abbiamo un elenco lunghissimo di iniziative che saranno un motivo in più per tanti turisti per venire a Roma, un motivo in più per tanti turisti per rimanere un giorno di più a Roma, un motivo in più per i romani per vivere la città in maniera molto più completa e viva. Anche perché lei è sempre stato un sostenitore del turismo non occasionale ma di un turismo continuativo. Turismo è una scienza esatta. Non si può più vivere, lo stiamo dimostrando concretamente perché su questo i risultati possono essere più rapidi, non si può vivere di rendita su monumenti che i nostri avi millenni fa ci hanno lasciato, nel senso quel stupendo patrimonio monumentale archeologico dobbiamo valorizzarlo, lo stiamo facendo, ma non può essere solo questo, serve anche una comunicazione più moderna, investire sul congressuale, sulla moda, sugli eventi sportivi per destagionalizzare i flussi e soprattutto l'abitudine deve essere quella, come viene per Parigi e Londra, che a Roma si viene nella vita 10, 15, 20 volte, non una volta e basta.